Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura avete visto le immagini che si riferiscono alla veglia che i giovani hanno vissuto venerdì scorso nei diversi vicariati per prepararsi alla Pasqua. e Di Pastorale Giovanile torneremo a parlare nella prossima puntata. Veniamo invece al primo servizio. Ci occupiamo ancora una volta del quaresimale, giovedì 24, in cattedrale alle 21. Si è svolto il secondo dei quattro appuntamenti. L'abbiamo trasmesso in diretta via web sul portale della diocesi e anche sul sito della Web TV diocesana. Potete anche rivederlo in forma integrale. Protagonista di questo secondo appuntamento Paola Abignardi, pedagogista e la prima donna italiana ad essere presidente nazionale dell'Azione Cattolica per due mandati dal 1999 al 2005. A lei il compito di sviluppare all'interno del tema del Padre Nostro la frase che dice Padre venga il tuo regno. Quindi se vogliamo un po' sviluppare anche quell'aspetto di cui si occupa quest'anno la missione popolare, ovvero la cittadinanza. Siamo arrivati al secondo appuntamento con i Quaresimali che ci aiutano a vivere questo tempo e a prepararci alla Pasqua. Tutti sono incentrati sul tema del Padre Nostro. Questa sera con Paola Bignardi, che ringraziamo per essere con noi, si affronta uh, il tema che forse riguarda anche un po' più da vicino la, la cittadinanza, la nostra uh, umanità, perché eh, stasera riflettiamo su Venga il tuo Regno. Sì, Beh, eh, il Regno è una delle categorie più... Eh, presenti nel Vangelo e mh, mai definito eh, perché è appunto una realtà misteriosa, quindi come definire un mistero, eh, però raccontato con tante immagini molto vive, eh, ad esempio attraverso l'immagine del seme, eh, attraverso l'immagine del tesoro per il quale si vende tutto per comprare il campo eh, che contiene questo tesoro, oppure attraverso l'immagine della perla preziosa sono tutte immagini che danno l'idea che questo regno che attendiamo è qualcosa che sta al di là della nostra capacità di comprensione però che in qualche modo risponde alle attese più profonde del cuore di ogni persona quindi non è solo un elemento che riguarda eh, il nostro vivere insieme, regno di per sé farebbe pensare alla dimensione organizzata della vita, no? eh, ma è qualcosa che riguarda prima di tutto il cuore, che riguarda eh, l'armonia eh, di ciascuno di noi con se stesso e con la vita. Però quando diciamo questo venga il tuo regno, quindi pensiamo al regno eh, che verrà, ma forse un pezzo di questo regno potremmo cominciare a costruirlo qui? Eh, questo regno certamente siamo chiamati a cominciare a costruirlo qui. E questa sera penso che rifletteremo per buona parte proprio su questa responsabilità che abbiamo di cominciare a porre dei segni di questo regno, che sarà sempre imperfetto, sarà sempre compiuto, ma che eh, nella qualità dei rapporti tra le persone, eh, nella, in uno stile ispirato alla giustizia, ispirato alla solidarietà, eh, in uno stile fatto di pace in uno stile che attinge addirittura alla misericordia eh, di Dio, perché il Vangelo dice siate misericordiosi come misericordioso il Padre, eh, comincia a porre nella vita di oggi eh, dei germi di questo regno, come dire, delle piccole luci eh, che eh, fanno intravedere che cosa sarà eh, la luce verso la quale siamo incamminati e al tempo stesso la preparano questa luce. La nostra diocesi quest'anno è in cammino per il secondo anno per quanto riguarda la missione popolare diocesana e si è data a tre temi sui quali riflettere, tre, tre ambiti in particolare che sono le relazioni, la fragilità e la cittadinanza che direi questa sera viene chiamata in causa e, e chiama ciascun, ciascuno di noi, sacerdote ma anche forse principalmente anche laico, impegnato, responsabile a fare la sua parte o no? Certo, certo, credo che il compito di costruire una cittadinanza degna dell'uomo sia di ogni persona perché tutti siamo cittadini non è che scegliamo di essere o non essere cittadini lo siamo si tratta di essere all'altezza di quello che siamo e quindi di vivere eh, quelle scelte di, di responsabilità nei confronti del bene comune nei confronti della città nei confronti eh, di tutte le persone con le quali viviamo eh, che facciano intravedere com'è un mondo dove la dignità di tutti è accolta e rispettata. Eh, mi viene in mente che questa sera eh, per la seconda volta c'è una donna a tenere questi quaresimali dopo Madre Ignazia, c'è lei Paola Bignardi, l'Azione Cattolica Diocesana appena eh, nominato tramite il Vescovo il nostro nuovo Presidente che è Elena Camminati, una donna, eh, e in una breve intervista che abbiamo fatto con lei qualche giorno fa parlava eh, di questa rivoluzione silenziosa che stanno facendo le donne e forse di come anche eh, la Chiesa avrebbe magari bisogno di valorizzarle un po' di più, o no? Eh, certo, credo che eh, ci sarebbe bisogno di accelerare questo processo di valorizzazione della donna nella Chiesa, eh, perché il modo di operare della donna, ecco, diceva Rivoluzione Silenziosa, è, è discreto io ecco, direi più che silenzioso però credo che sia eh, un modo tenace e forte di costruire relazioni e, e anche di costruire una speranza per le nuove generazioni. Che tra l'altro era al centro della settimana sociale di quest'anno che noi abbiamo, abbiamo appena concluso. Eh, quindi anche per concludere eh, questa intervista su questo tema forte divenga il tuo regno, da dove ripartire proprio anche concretamente un passo alla volta per costruire questo regno, già da appena fuori da qui questa sera? Uh, credo dal cominciare a riconoscere tutti i segni del regno che sono già presenti nel mondo, perché ce ne sono di segni, non è che il mondo è tutto compromesso o eh, baccato, no? ci sono tanti segni di bene che sono segni discreti perché il Vangelo dice che eh, il regno è come il lievito che si mette nella pasta, il lievito non lo si vede. E allora bisogna avere lo sguardo lungo per cominciare a cogliere questi segni del regno che ci sono e poi eh, bisogna che ciascuno di noi, là dov'è, perché eh, la responsabilità di ciascuno di noi è nel piccolo angolo di mondo che ciascuno di noi occupa eh, operi secondo la logica del regno che è quella delle beatitudini che sembra una cosa umanamente impossibile per questo chiediamo venga il tuo regno, no? Perché da soli sarebbe impossibile costruire un mondo su questa misura. Ma eh, se eh, lo chiediamo a Dio, noi siamo certi che eh, questo regno verrà non per le nostre forze eh, ma perché Dio è fedele alle sue promesse. Sempre a giovedì sera in cattedrale in occasione della quaresimale sono stati ricordati i missionari martiri e si è conclusa quindi la settimana dedicata a loro, alla riflessione e alla preghiera su questo tema. E sempre martedì c'è stato però un appuntamento importante a questo proposito. In Basilica di Sant'Antonino era presente Jean-Marie Lasseuse, l'autore di questo libro, Il giardiniere di Tibrin. È un libro appena uscito e racconta proprio la storia di come questo sacerdote vive in questo monastero. Custodendo quello che rimane della vita che avevano portato avanti i monaci trappisti, gli ultimi sette uccisi dopo essere stati rapiti da questo comando eh, di Algerini nel 1996. Questi monaci avevano deciso di non andarsene, come avevano fatto tutti gli altri, ma di rimanere insieme a questa popolazione, peraltro musulmana, che avevano aiutato in tutti quegli anni. Quindi con loro volevano condividere anche questo momento difficile, un momento difficile che a loro è costata la vita. Ora questo monastero è la meta di pellegrinaggi, si va lì per cercare la pace e lo sentiamo direttamente dalle parole di questo sacerdote che si definisce il giardiniere perché è il custode di questo giardino nel quale sono anche seppelliti i sette monaci. È un giardino, l'eredità che padre Jean-Marie Lassosa ha ricevuto come dono inatteso. Giardino infatti significa la parola berbera tiberin che indica il monastero trappista sulle pendici dell'Atlante, nei pressi di Medea, teatro non tanto del tragico rapimento, preludio all'assassinio di sette monaci di cui racconta anche il film Uomini di Dio, ma soprattutto della loro vita quotidiana giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Luogo della perseveranza dinamica nell'amore di una comunità che aveva perseverato nella vocazione monastica anche dopo l'indipendenza dell'Algeria e la riduzione ai minimi termini della presenza cristiana in quel paese musulmano. Ora, mentre i terreni attorno continuano a testimoniare il rigoglio di una terra accudita e irrigata, nello spazio più intimo di quel giardino vi è un camposanto, quel piccolo cimitero dove riposano i resti dei sette monaci rapiti e uccisi nel 1996. Un angolo di terra capace ancora oggi di offrire frutti di pace e di riconciliazione non solo ai rari ma fedeli visitatori, non solo alla Chiesa diffusa su tutta la terra, ma anche all'umanità intera. L'ordine trappista e la chiesa d'Algeria hanno fatto appello a padre Jean Marie, prete della comunità Mission de France, perché di quella stupenda avventura umana e cristiana restasse vivo qualcosa, non solo nello spirito, ma anche nella carne, nel tessuto di relazioni umane, di accoglienza, di amore per la terra e per i suoi abitanti, di dialogo e di pace, che i monaci di Tibrine avevano saputo creare e intrattenere anno dopo anno. Davvero, si legge nella prefazione del libro. Coltivare la memoria non significa rimangare il passato, ma dissodare il futuro. È appena uscito, proprio fresco di libreria, il libro di Jean-Marie Lassosi, il giardiniere di Tibrin. Per prima cosa le chiederei proprio di che cosa parla questo libro e con che animo l'ha scritto. Io lavoro da 11 anni. Tiberine, alla suite eh, sono quasi 11 anni che lavoro nel monastero di Tiberin, nel solco di libro, quello che i monaci hanno tracciato e cercando 96, di raccontare ai potenziali lettori di questo di libro il senso della nostra presenza in questo luogo e eh, il senso del eh, continuare nel, se nel solco appunto dei monaci una relazione di convivialità con la popolazione, i Agricoli, la possibilità di aprire le porte del monastero dei pellegrini e dei visitatori. Lei nel suo libro dice che la memoria dei monaci esala una fragranza di pace, come sospesa nel tempo, è quello che si respira là. Oui, parce que fois que je, euh, Tutte le volte euh, che la mattina entro al monastero matin, ho questa heures, sensazione di entrare in un oasi di pace e ho anche l'impressione che coloro che frequentano, che frequentano che e che vivono questo monastero abbiano questa sensazione. Même in même effetti même questo luogo è un luogo un che traspira appunto paix, pace e serenità. Che cosa l'ha spinta ad accettare questo incarico? Nel libro si legge che si è preso comunque tre giorni, non ha preso questa decisione alla leggera, però poi alla fine si è buttato in questa avventura. Oui. Sì, mi tre giorni prima di accettare di lavorare In effetti mi ci sono eh, voluti tre, sono tre giorni perché Algeria, ero arrivato in Algeria insieme ad altri due miei confratelli France della Mission de France e l'idea era di eh, iniziare un'attività nel de paese profondo, in una zona rurale, rurale. Ma è molto difficile ottenere dei contratti di lavoro in Algeria. E dunque il vescovo di allora, Monsignor Arguitressier, mi ha proposto appunto di assumermi l'eredità di questo monastero e dei monaci che vi erano stati essendo che nel monastero, monastero c'erano comunque anche delle attività agricole. Infatti si parla di meli e di ciliegi, quindi insomma anche la, la speranza. Quando è arrivato lei erano piantine piccole adesso se ne, se ne producono e se ne vendono a tonnellate per cui credo che sia anche una mancanza reciproca. Adesso le, le sue piante sono senza di lei e lei è senza le sue piante. Insomma. No, 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 il <ride> lavoro agricolo présence, è proprio un'occasione di condividere la, la vita e delle relazioni con la gente del posto, in de particolare de con, de con gli operai e questo anche si, si inserisce appunto raccogli nella raccogli tradizione monastica che ha i piedi ben radicati nell'argilla per terra e la testa e le mani rivolte anche verso l'alto. proprio questo riferimento no, che anche lei ha fatto a queste relazioni. Mi viene in mente una frase che lei dice nel suo libro dove dice che la Chiesa d'Algeria ha qualcosa da dire all'insieme della Chiesa su questo modo di stare in relazione con il mondo e con le persone. Mi è molto colpito è il fatto che recentemente un vescovo francese uh, è venuto a farci visita proprio per, le le per cercare di vedere, di capire come noi viviamo nel quotidiano queste relazioni con il mondo musulmano. E bien, eh, questo perché anche in Francia e penso anche qua in Italia la presenza di eh, immigrati magrebini musulmani è una presenza sempre più significativa e probabilmente noi con la nostra esperienza abbiamo qualcosa da dire. A dire rispetto alla possibilità di essere chiesa dell'incontro. E ora il commento al Vangelo della terza domenica di quaresima con Don Gigi Bavagnoli. La terza domenica di questo tempo di Quaresima ci presenta il Vangelo famoso della Samaritana. È mezzogiorno, Gesù è solo vicino al pozzo di questo paesino della Samaria. I suoi discepoli sono andati a cercare da mangiare in paese e lui è lì. Arriva una donna a mezzogiorno, è molto strano. Forse una donna che il paese ha ripudiato perché non ha dei trascorsi molto belli dal punto di vista morale. E Gesù le chiede: dammi da bere. La situazione allora è questa: Gesù ha sete e la samaritana ha l'anfora per poter ricavare l'acqua dal pozzo e poter quindi dissetare Gesù. Ma non è proprio così. Gesù è vero che ha sete, ha sete d'acqua e la samaritana ha l'anfora piena d'acqua. Ma in questa domanda Gesù, come dire, inizia un cammino una conversazione con lei che porterà la Samaritana a capire alcune cose. Prima di tutto che è lei quella che ha davvero sete, ha sete di vita, di vita piena, una sete di infinito che ha sfogato, ha cercato di realizzare nei rapporti complicati, complessi che ha avuto nella sua vita, ma nessuno di questi rapporti l'ha soddisfatta. La sua sete è inesauribile e per una sete infinita occorre un amore infinito ed è quello che incontra proprio al pozzo e proprio in Gesù. Gesù non giudica, non condanna la Samaritana, le fa solo presente questa cosa, che la sua ricerca di bene assoluto, di verità assoluta, di amore assoluto, non ha percorso strade buone, non ha percorso strade che la portavano davvero a scoprire l'amore che non finisce. E allora in questo incontro tra Gesù e la Samaritana si realizza per la Samaritana una rivelazione. Gesù è quella fonte d'acqua viva la quale tutti possono attingere. E anche lei allora scopre questa possibilità nuova e impensata, butta lì, lascia lì l'anfora e se ne torna al paese ad avvisare, ad avvertire i suoi compaesani che finalmente è arrivato il profeta, è arrivato colui che non solo dice la verità, ma la verità che dice dà vita, mette in movimento, perdona, riconcilia, risana tante ferite allora diventano vere per la Samaritana e poi anche per i suoi concittadini, ma anche per noi, la frase di Gesù. Chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. L'acqua, simbolo del battesimo, simbolo importante in questo cammino di Quaresima, l'acqua che noi abbiamo ricevuto, che siamo chiamati a custodire con gioia e riconoscenza, con la stessa gioia e lo stesso entusiasmo che hanno toccato il cuore della Samaritana che è arrivata al pozzo proprio al momento giusto, al momento in cui poteva incontrare Gesù e ricevere da lui una parola di verità e di vita per tutta la sua vita. Il nostro vescovo ha nominato il nuovo presidente di Azione Cattolica a livello diocesano, scelto fra la terna che emergeva dall'assemblea elettiva che si è svolta poco tempo fa e si tratta di Elena Camminati, che peraltro già nell'ultima parte del mandato di Pierpaolo Triani lo aveva affiancato. L'abbiamo incontrata per un dialogo con lei, per conoscerla un po' di più, per farvela conoscere un po' di più, anche per sapere da lei quali sono i suoi progetti, le sue idee e come vede nel futuro Azione Cattolica. Con noi la nuova Presidente di Azione Cattolica Diocesana, grazie Elena per essere con noi, e, in bocca al lupo per questo tuo nuovo incarico eh, che vabbè avevi già iniziato marginalmente un po' a portare avanti accompagnando Pierpaolo Triani ma adesso è proprio... Tutta tua questa responsabilità. Um, ho letto una tua intervista rilasciata appena dopo la nomina dove uh, sottolineavi uh, il fatto di essere la prima mamma ad essere il presidente. Allora eh, io, che ti conosco come tanti, so che potresti usare tanti aggettivi per definirti, comunque tanti ruoli giochi, no? Perché hai usato proprio quello di mamma? Hai sottolineato proprio quello? Beh, perché naturalmente di fronte a questa cosa mh, ho riflettuto da, da subito sulle inadeguatezze e, mh, e subito dopo sul fatto che comunque la mia vita non la gestisco in autonomia mai. E perché? Perché ho delle situazioni di contorno già molto definite. La prima fra tutte è quella appunto di avere una famiglia impegnativa e di essere fondamentalmente prima di tutto una mamma e quindi um, ho avuto la tentazione di pensarla come un limite, come sempre, e poi invece ragionando un po' sul senso, che per fortuna eh, siamo abituati a fare, eh, di ragionare appunto sul senso delle cose, eh, mi sono detta, va bene, allora siccome è la prima volta, ho riflettuto che era la prima volta che in questi 140 anni di storia dell'azione cattolica in diocesi Capitava che un vescovo nominasse una mamma, eh, ho pensato che ci potesse essere un motivo. E niente, quindi, questa mi sembra una delle sfide che si possono accettare con molta serenità, molta tranquillità, molta umiltà. E credo che sia vero che quando qualcuno dice che la Chiesa Cattolica non può continuare a fare a meno di, della presenza femminile, in modo completo e, e importante, senza pensare al sacerdozio, eh, di cui è una, in questo momento è una cosa che non, non attira per niente la mia attenzione. Un aspetto importante direi di Azione Cattolica è quello di dare eh, molto spazio alla democrazia e alla partecipazione, no? sono proprio direi due capisaldi mi sembra di capire di Azione Cattolica, quindi in ehm, un'organizzazione di questo tipo dove ci sono questi caposaldi qual è il ruolo e comunque l'importanza del Presidente, cioè come si muove quindi? Sì ha una grande importanza la partecipazione alla democrazia dal punto di vista organizzativo. E quindi il ruolo del Presidente è quello di un qualsiasi responsabile in una, che viene eletto e nominato in una eh, società democratica: quindi coordinare, quindi suscitare, quindi far convergere, quindi fare in modo che tutti stiano bene, stiano al meglio, fare in modo che tutti siano in grado di esprimere i propri interessi e piegarli. E dirigerli nel senso che sia per il bene di tutti e quindi ci saranno delle cose che magari io potrò suggerire ma delle cose soprattutto che mi piacerebbe saper ascoltare e saper tirar fuori al meglio. E quindi vuol dire anche avere però un, se non altro qualche intuizione di come tu vedi l'azione cattolica guardando avanti o come la vorresti vedere, come la vorresti accompagnare. Il sogno è quello di poter continuare a far crescere, a coltivare e a, a fare in modo che porti frutto il carisma originario. E quando tu parli di carisma originario, magari lo, lo ripetiamo anche a chi ci sta ascoltando, che non è detto che abbia magari precisissimo in mente qual è il carisma originario di Azione Cattolica: um, il carisma originario è quello che Paolo VI con un'intuizione molto felice, mh, definiva non storicamente contingente, ma teologicamente motivato, è quello di essere laici per il regno, cioè cristiani che nella vita ordinaria, nella vita di tutti i giorni, nella vita, eh, quindi non rivestendo panni o facendo cose diverse da tutte le persone, da tutti gli uomini e le donne. Um, vivono con intensità il Vangelo di Gesù, cercano di condividere la fraternità, di amare la Chiesa e farla crescere, così com'è, senza inventarsene una propria immagine somiglianza. e somiglianza. Um, e vivono le realtà laicali, guardano le realtà laicali con, di Dio, con gli occhi di Dio e si spendono perché queste prendano, il volto e, e, e l'assetto, vorrei dire l'immagine che Dio ha pensato per loro, quindi la dimensione del lavoro, della politica, della famiglia, ma anche della scienza, della cultura, dell'arte, ecco, abbracciare tutte queste cose ehm, secondo gli occhi di Dio. E credo che anche Papa in abbia. Ultimamente, l'anno scorso mi sembra, in un discorso direttamente fatto all'azione cattolica, ci suggerisce proprio questo, di, essere, di continuare ad essere questo, con la dimensione aperta e popolare che ha sempre caratterizzato l'azione cattolica, cioè un'esperienza che può essere di tutti senza essere uh, elittaria, ma nello stesso tempo coltivare la dimensione più profonda, più pensosa e più eh, preparata che ha sempre caratterizzato un po' le responsabilità dentro all'associazione. Che augurio vorresti sentirti fare eh, e che tipo di sostegno chiedi per portare avanti questo incarico? Ma l'augurio... Eh, beh, in questi giorni ci sono diverse persone che mi fanno gli auguri o mi fanno... Ecco, io rispondo a tutti di pregare che sarà meglio, <ride> perché poi gli auguri, insomma. Um, però la preghiera è molto più fondamentale, anche molto più efficace. Um, il, um, il desiderio, ma, è quello di, di far crescere l'associazione o comunque di... Di fare delle cose importanti per la vita delle persone, facendo vedere che un'altra un pista è possibile. Ecco, mi sembra che anche al di fuori della comunità cristiana, ma vorrei dire forse anche un po' al nostro interno, siamo un po' rassegnati all'idea che il declino sia irreversibile. E, e questo a parte che vuol dire non crediamo tanto allo Spirito Santo e neanche coltiviamo tanto la virtù e della speranza, ma vuole anche dire che questo ci autorizza a tirare un po' i remi in barca. E questo, invece, ecco, mi piacerebbe che la zona cattolica non, non cadesse in questa tentazione. Inizia domenica 27 marzo presso la parrocchia di Santa Franca Piacenza un'iniziativa voluta da Caritas diocesana che si chiama la Carovana della Fraternità. Ne parliamo con Massimo Magnaschi, responsabile dell'area promozione di Caritas. Allora di che cosa si tratta, come si sviluppa e quali iniziative concrete prevede? Sì, la carovana della fraternità è una novità assoluta nella nostra diocesi, non è mai stata fatta, eh, presso la parrocchia di Santa Franca è la prima volta che si prova questa iniziativa, l'abbiamo vista eh, e osservata nella diocesi di Reggio Emilia. E siamo rimasti molto colpiti e abbiamo deciso di proporla anche nel nostro territorio. Concretamente è eh, l'idea di una settimana di, di grande intensità, di intensità sui temi della fraternità e della carità. Eh, una settimana in cui la comunità parrocchiale si ferma e approfondisce, riflette il, sul, sul, sulla solidarietà e cerca di creare relazioni fraterne. Con, che concretamente eh, come simbolo c'è una tenda fisicamente che viene eh, allestita davanti alla chiesa e intorno a questa tenda nascono tutta una serie di iniziative che coinvolgono eh, le diverse generazioni, dagli anziani ai bambini del catechismo, ai giovani dei gruppi, per eh, continuare con il coinvolgimento delle... Attività di solidarietà eh, della parrocchia, in questo caso Santa Franca viene coinvolta la giara e quindi tutta l'attività che viene svolta nei confronti dei poveri e questa, questa tenda eh, poi nel corso della settimana si sposta nei luoghi significativi del territorio parrocchiale, quindi al mercato, nel centro commerciale, presso il centro degli anziani, per creare movimento, per creare solidarietà e attenzione ai temi della solidarietà. Allora, intanto che abbiamo qua. Presente te Massimo, uh, approfondiamo anche uh, in conclusione un altro uh, tema importante per la Caritas in questo momento che è la lotteria che riproponete uh, dopo la scorsa edizione che ha avuto molto successo, noi ne abbiamo parlato nel TG Flash ma in TV non ancora. Sì, um, la lotteria Done Vinci, l'abbiamo fatta l'ultima volta nel 2006, allora come dicevi tu è stato un successo e abbiamo pensato di riproporla sempre su scala provinciale. Eh, Sarà aperta da adesso per tutta l'estate sino al, all'estrazione che avverrà il 17 di settembre e abbiamo un premio d'eccezione questa volta, abbiamo una Fiat 500, fiammante, che ci è stata... Eh, offerta integralmente dalla concessionaria Parietti e offo, ehm, colgo anche questa occasione per ringraziare Alfredo Parietti perché è molto vicino alla Caritas. Ecco, un'iniziativa importante che facciamo non a caso in questo momento eh, perché, eh, come avrete visto anche nel corso di questi mesi, sta partendo la ristrutturazione e l'avvio dei lavori del Samaritano che è un'iniziativa grossa e pensiamo e speriamo che la lotteria possa contribuire a, a mettere qualche mattone in più per la ristrutturazione del Samaritano. Naturalmente, non solo del Samaritano, come tutti sapete, la Caritas è sempre in prima linea sui bisogni emergenziali delle persone in difficoltà. E la crisi non, non, non si arresta, almeno per il momento, per cui sempre più persone si rivolgono ai nostri servizi e sempre più famiglie si rivolgono ai nostri servizi. Quindi abbiamo bisogno anche di questi strumenti, come la lotteria, per raccogliere un po' di, di fondi per sostenere le nostre attività Allora ringraziamo Massimo Magnaschi durante la settimana seguiremo sicuramente ciò che accade eh, in Santa Franca per cui seguiremo le attività della tenda e vi ricordiamo appunto la lotteria Donai Vinci, grazie, grazie a te. Veniamo all'agenda della diocesi, ma prima vi do due informazioni. Come ricordate un po' di tempo fa abbiamo parlato con Don Luigi Fornari della beatificazione di Giuseppe Berti ed è arrivato da Roma il Nulla Osta. Dalla Congregazione delle Cause dei Santi è proprio questa la, la lettera che dice che effettivamente è stata accettata la causa di beatificazione di Giuseppe Berti e quindi può iniziare il cammino con l'autorizzazione ufficiale e fra qualche mese il vescovo in cattedrale proclamerà ufficialmente l'inizio del processo di beatificazione. Ed infine, proprio in questo fine settimana, conclusione della settimana sociale dei cattolici piacentini a Corte Maggiore, viene consegnato il riconoscimento Stefania Rossi. Quest'anno è stato scelto Giuseppe Bussandria, del 65, fin da ragazzo inserito nella parrocchia del Corpus Domini, aderente all'azione cattolica, insegna inizialmente religione all'Istituto Professionale Leonardo da Vinci di Piacenza, e poi dal 2005 è socio fondatore e animatore della cooperativa agricola Onus la Magnana, che ha come obiettivo il re. E inserimento professionale di persone svantaggiate. Eh, questo riconoscimento eh, viene conferito da una commissione della quale fanno parte anche i membri eh, della famiglia Rossi che hanno voluto istituire questo riconoscimento. Veniamo invece ora all'agenda. La Alla prossima settimana, giovedì 31 marzo alle ore 21, ci sarà il terzo appuntamento con i quaresimani in cattedrale alle ore 21 e come le altre due volte sarà trasmesso in diretta sul portale della diocesi e sul sito della Web TV diocesana. In in questo caso alle 21 interverrà il teologo Pierangelo Sequeri e il tema è Padre non ci abbandonare nella tentazione. All'interno delle celebrazioni per il decennale della scomparsa di padre Gerardo, sabato 2 aprile alle ore 15 presso l'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano si svolgerà il convegno Figli contesi. I figli nelle procedure di separazione e di divorzio, aspetti processuali e psicologici. Il tutto a cura di Maria Scagnelli. Domenica 3 aprile, Monsignor Lino Ferrari farà il suo ingresso nella parrocchia di Castel San Giovanni con una messa celebrata alle ore 15.30 e, e sempre domenica 3 aprile alle ore 21. Presso l'oratorio di Sant'Antonio a Trebbia, Piacenza, avverrà la presentazione della Grest 2011, il cui tema è il tempo. Durante la serata sarà consegnato il kit con il materiale, si raccoglieranno anche le prenotazioni per avere poi fisicamente il materiale per portare avanti il Grest insieme in tutte le parrocchie che vorranno aderire a questo progetto. E veniamo ora ai mezzi di comunicazione e informazione della diocesi di Piacenza Bobbio a partire dal settimanale Il Nuovo Giornale, che trovate sia in edicola sia in abbonamento. Come sempre, in apertura a sinistra l'articolo di fondo del direttore Don Davide Maloberti, che, come era inevitabile questa settimana, è sulla guerra in Libia, mentre nella parte centrale troviamo il ricordo di padre Gerardo, come sapete nel decennale della sua scomparsa e si ricorda in particolare la sua figura di educazione. E l'educazione al centro eh, del lavoro che la nostra Chiesa italiana porta avanti per il prossimo decennio. Poi un'indagine invece sulla vita della nostra città, ciclisti, Maglia Rosa ma non troppo, Piacenza è tra le città più ciclabili d'Italia. E poi invece nel piede troviamo lo spazio per le famiglie. Come sapete il 10 aprile ne parlerà anche la trasmissione nella prossima puntata. Ci sarà una giornata interamente dedicata alle famiglie a cura dell'ufficio per la pastorale del Matrimonio e della famiglia, e poi l'appuntamento rinnovato per la prossima settimana con il prossimo quaresimale con Monsignor Sequeri. Passiamo invece alla Web TV Diocesana dove troviamo il secondo quaresimale, quello con Paola Bignardi che abbiamo trasmesso anche in diretta sul portale della Diocesi oltre che sul sito della Web TV Diocesana, l'intervista integrale ad Elena Caminati, la nuova presidente di Azione Cattolica, che vi invito ad ascoltare, il TG Flash, le immagini. Della veglia che i nostri giovani hanno vissuto a livello di vicariato e l'intervista Dialogo trasmessa anche su Tele Libertà con il nostro Vescovo sui 150 anni dell'Unità d'Italia. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi, seguiteci anche sulla portale della nostra Diocesi sulla web TV Diocesana. Appuntamento alla prossima settimana.